macchina che accelera. Resta lontano e di galoppo il numero 8 Lord Victory. Overwind B al comando, in seconda posizione Nemes Bypass, in terza Giorgione RL, poi il gruppo chiuso da Oriani Chiu e Otis di Pippo, lontanissimo, resta Lord Victory. Così in piegata, con all'avanguardia sempre Overwind B, in seconda posizione Nemes Bypass. Si va di fronte, dopo il lancio in 19:03, per arrivare sulla retta di fronte, c'è una progressione per corsie esterne di Goblin Grip, il favorito, che mentre Nemes Bypass rileva Overwind B, al cui esterno è arrivato Goblin Grip. Seconda piegata dopo gli ultimi 400 completati in 32 netti, all'avanguardia Nemes Bypass, preme al suo esterno Goblin Grip, in terza posizione Overwind B, poi al largo Oriani Chiu. Si esce dalla piegata, Nemes Bypass al comando, staziona all'esterno Goblin Grip. 29.4 per questa frazione, Nemes Bypass al comando, secondo all'esterno il favorito Goblin Grip, terzo di dentro rimane Overwind B, in quarta posizione Giorgione RL con alato Oriani Chiu, quindi Melilla CR, poi obbligato avanti a Overmatch DVM. Penultima piegata, sempre Nemes Bypass a pari andatura, a largo sempre Goblin Grip, lungo la corda sempre Overwind B. 31.6 la terza frazione, 1.36.5 per i 1260 metri, siamo a media di 16.5, Goblin che sta liquidando la Nemes Bypass, quando si arriva ai 600 finali, Goblin Grip avanti a Nemes Bypass, che prova a rientrare all'avversario, in terza posizione. Sempre Overwind B, in quarta Giorgione RL, sta allungando Goblin Grip, frazione completata in 29.6, Goblin Grip, Nemes Bypass, poi Overwind B, tanto galoppo Overmatch DVM. Numero 2, Overmatch DVM, squalificato. Addirittura con Goblin Grip che allunga avanti a Nemes Bypass, poi all'esterno sempre Overwind B e Giorgione RL, nel finale in chiara evidenza Goblin Grip su Nemes Bypass per la terza. Lo sprint di Giorgione RL su Overwind B, in quinta finisce allo sprint Orleans Blonde. 32.3 l'ultimo quarto, andate un po' a rallenti, 2.38.4 il tempo totale, la media al chilometro di 1.16.9. Goblin Grip e Marco Castaldo, per gli altri non c'era modo di ribaltare il risultato. Oggi per batterlo, Goblin Grip, bisognava batterlo.